Ciao a tutti amici ed amiche di WKT Fitness TV, bentrovati in questo nuovo video. Oggi vediamo come eseguire e effettuare al meglio un rematore con elastico. Molto spesso uno sta a casa, non sa come fare il rematore. Beh ragazzi, la risposta eccola qua, in questo tutorial molto semplice per apprendere proprio i trucchi sul come sviluppare il rematore. Partiamo da un'esecuzione semplicissima, ovvero portare l'elastico loop band in questo modo sotto i piedi, quindi mi allontano un pochino. Lo porto sotto i piedi e poi afferro come se fosse un bilanciere l'elastico. Ovviamente più lo afferro in basso, più il carico è maggiore. Una volta che inclinerò il busto in questo modo, potrò poi mettermi di fare un rematore così, completo. Torno sempre con le braccia all'altezza delle ginocchia, su e giù. Questo è un rematore gomiti larghi. La stessa cosa posso farla anche gomiti stretti. Come vedi cambia un po' l'impugnatura, ruoto il pollice in avanti e divento un rematore gomiti stretti. Te lo mostro anche di profilo, così sarà più chiara l'immagine. Come vedi, eccola qua, bello pulito, su e giù con i gomiti larghi, oppure con i gomiti stretti, su e giù. Se il lavoro fatto in coppia per te è troppo semplice, basterà stringere l'elastico, renderlo in monopresa e fare un rematore in questo modo. È troppo ancora troppo leggero, abbassa ancora di più l'impugnatura e riparti. In questo modo il carico crescerà e tu sentirai più efficacia durante tutto l'esercizio. Lo puoi fare ovviamente sia a destra che a sinistra. La tecnica rimane la stessa. Ora ti mostro frontalmente come prendere l'elastico. Vedi che la gamba è sempre abbastanza ampia, più o meno l'ampiezza delle spalle. Tiro su, lo porto in tensione, afferro sotto, lascio una cima e vado a fare rematore. Quindi è molto molto semplice, se hai dubbi non ti resta che scriverli giù nei commenti. Quando si sale, si scende, si sale, si scende, si sale, sia a destra che a sinistra. Insomma, hai visto quanto può essere? Allora, oggettivamente la tecnica non è semplicissima, però se ben approcciata diventa veramente molto pratica e molto utile, perché puoi fare questo esercizio con l'elastico, con il bilanciere, con i manubri, ma il modus, diciamo così, operandi, il modus, proprio la tecnica, rimane questa, perché la schiena deve essere bella dritta, la presa, insomma, o meglio, l'impostazione con le mani deve sempre raggiungere il livello del ginocchio, o meglio, della tendine rotuleo, perciò sotto il ginocchio, e poi esecuzione sempre con il pattone fuori ed i gomiti che se stretti si dirigono in questo modo, mentre se larghi si dirigono in questo modo qua, attivando bene anche in questo caso qui i muscoli del trapezio. Insomma, se questo tutorial ti sembra utile, ti è rimasto utile, inserisci il rematore nei tuoi circuiti e mi raccomando, se ci sono dubbi scrivili giù nei commenti. Poi non ti rimane che iscriverti al canale e lasciare su il pollicione se il video ti è piaciuto. Ci vediamo al prossimo tutorial qua su WKT Fitness TV con Fabrizio Ferri, il tuo personal trainer.